Il gas refrigerante nelle pompe di calore. Beh, se ne parla un po' troppo con superficialità di questo tema, a mio avviso. Meglio un gas, meglio l'altro, ma in base a cosa? Ecco, oggi voglio condividere con te alcune informazioni importanti sul tema del gas nelle pompe di calore. Prima però, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. R32, R290, R452B, R410, ecco, una montagna di gas è meglio uno, è meglio l'altro, ecco, non c'è un meglio, un peggio, c'è sicuramente il più adatto per un tipo di applicazione. Vediamo oggi di fare un po' di chiarezza su questo. Prima però mi presento, io sono Samuele e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè a trasformare le loro case in 100% elettriche mantenendo l'impianto esistente e tutto questo grazie alla rete di installatore partner di Sigillo Sicuro. Torniamo a noi. Allora, il gas refrigerante viene spesso catalogato solo ed esclusivamente per il GWP, quindi per il Global Warming Potential, cioè il potere di clima alterare, cioè di alterare il clima di un gas refrigerante paragonandolo alla CO2. Infatti il GWP determina il potere climalterante dei gas a effetto serra, indice che mette in relazione il potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di gas rispetto a un chilogrammo di anidride carbonica. Facciamo quindi un esempio: il gas refrigerante R32 ha un GWP di 675. Significa che un chilogrammo di gas ha lo stesso effetto climalterante di 675 kg di CO2. E questo è molto interessante perché se dobbiamo passare a una tecnologia che permette di non usare i combustibili fossili, quindi di inquinare meno, anche i componenti che costituiscono questa tecnologia, quindi la pompa di calore, la fattispecie, devono andare in quella direzione. Però è un falso problema per certi aspetti. E sai perché? Perché 675 kg di CO2 vengono prodotti dalla tua automobile percorrendo 5.000 km. Se quindi per un anno, ad esempio, hai percorso 15.000 km, è come aver buttato nell'aria 3 kg di gas R32. E figurati poi l'anno successivo ancora, quando in realtà il gas all'interno della pompa di calore rimane lì, è chiuso nel circuito, non va consumato. Ovvio, se ci sono delle perdite che in alcuni casi possono accadere, questo va raboccato. E questo aspetto viene ancora più esasperato se consideriamo il trasporto aereo. Cioè, un passeggero che viaggia per 1 km in aereo, produce l'equivalente di 285 grammi di CO2. Faccio un esempio: se prendi l'aereo da Roma verso Londra e torni indietro, hai prodotto l'equivalente di 1.000 kg di CO2. Quindi, quanti aerei ci sono nel cielo? Quante volte prendi l'aereo nella tua vita? Prenditi ad esempio l'applicazione Flight Radar 24 e vedrai oggi, adesso, in questo momento, quanti aerei sono in volo presso l'Italia. Quindi sì, è bene, importante vedere il GWP del gas refrigerante, ma non è l'unica cosa, perché se lo mettiamo sulla bilancia rispetto a tante altre cose, ha un valore in percentuale abbastanza basso. Quali sono allora gli altri parametri importanti da tener conto? Beh, sicuramente il COP, quindi l'efficienza che posso ottenere con quel tipo di gas refrigerante. Infatti, l'efficienza, se la andiamo a misurare a livello teorico solo del gas refrigerante, senza considerare tutto il gruppo frigo, il compressore, come scambio il calore tra il gruppo frigo e l'acqua che ho poi che va nell'impianto idraulico, ecco. Lasciamo da parte questo, ma dal punto di vista proprio teorico, l'efficienza che posso dedurre da un gas refrigerante viene determinata dall'entalpia di condensazione. Quindi, se prendo l'entalpia di condensazione a 60 gradi, la devo paragonare rispetto agli altri gas refrigeranti e vedere quale gas mi dà un'entalpia maggiore e quindi un COP maggiore a 60 gradi. Questo lo posso trovare, ad esempio, nei diagrammi entalpici tipici dei gas refrigeranti. Ma oltre all'efficienza, devo considerare anche l'affidabilità del gas. Perché? Perché un gas che lavora ad alte pressioni
può portare più facilmente a perdite del gas stesso all'interno del circuito frigo, all'interno delle tubazioni, perché delle piccole valvole, degli piccoli spilli, altri raccordi piuttosto che saldature sono molto più sollecitate se stiamo lavorando con gas ad elevate pressioni. Quindi un altro aspetto da valutare, GVP, entalpia di condensazione, anche ovviamente l'affidabilità, quindi la pressione di lavoro del gas. E poi ovviamente anche l'alta temperatura, cioè qual è il punto critico di lavoro del gas? Posso spingermi fino a 60 gradi, 65 gradi, 67 gradi, oppure il punto critico è più basso, oppure anche più alto. Ecco, naturalmente io sto parlando di gradi lato acqua, quindi acqua tecnica, quella che poi effettivamente mi serve per scaldare i radiatori. Se parliamo invece di temperatura del gas all'interno del compressore, sono molto più elevate, si arriva a 90, 100, 110 gradi centigradi. Poi però attraverso il condensatore riesco a recuperare una temperatura più bassa, naturalmente. Un altro aspetto importante è quanto questo gas mantiene la temperatura di lavoro alle basse temperature esterne. Faccio un esempio: con l'R410 potevamo avere 68 gradi fino a 0 gradi di lavoro in evaporazione. Appena scendevamo sotto i 0 gradi, da questo gas non riuscivo più a tirar fuori 68 gradi. Ecco, con l'R452B invece il punto critico ce l'ho a meno 10 gradi di evaporazione, quindi fino a meno 10 riesco ad ottenere ancora 68 gradi. Questo è importante perché più freddo fa in realtà all'esterno e più devo riscaldare casa, quindi è inutile avere un gas refrigerante che più fa freddo e meno temperatura nell'acqua mi dà. Devo vedere un gas refrigerante che mi dia un'alta temperatura anche con basse temperature di evaporazione, quindi basse temperature esterne, perché sono legate naturalmente. Ecco, questo per fare una panoramica generale. Ecco, mi scuso già da subito con i super tecnici perché magari non ho approfondito in maniera specifica il tema, ma questo canale è fatto per le famiglie, per riuscire a portare con termini più semplici possibile concetti ingegneristici e difficili che invece sono alla portata di pochi. Tornando a noi, però, non vorrei che ti fossilizzassi troppo sul tema del gas refrigerante, perché è come andare in concessionaria auto e chiedere qual è la marca, la tipologia di olio che è stata inserita all'interno del motore. Questo all'utente che deve guidare l'automobile non interessa, l'importante è che la macchina consumi poco, che sia prestazionale, che sia affidabile, non certo la marca, il modello dell'olio che c'è all'interno del motore. Per questo serve invece al meccanico. Stessa cosa sul gas refrigerante, perché l'importante poi è vedere le prestazioni complessive della pompa di calore, il COP complessivo della pompa di calore e non del singolo gas in laboratorio. Infatti la prestazione finale della pompa di calore è legata sia dal gas ma anche dalla qualità e dalla tipologia di componenti del circuito frigo e anche del circuito idraulico con cui va a lavorare il circuito frigo. Perché se io produco gas caldo nel circuito frigo, in qualche modo devo portare via questo calore nell'acqua tecnica che farò girare nell'impianto di casa. E tutto questo è il mondo della pompa di calore, quindi non c'è solo l'aspetto del gas. Approfondiamo ancora un po' il tema del gas refrigerante, magari per chi è un po' più curioso. Come arrivare all'alta temperatura? Fino a diversi anni fa l'alta temperatura si raggiungeva con il doppio compressore, cioè all'interno della pompa di calore c'erano due compressori, due circuito frigo che magari lavoravano anche con due gas diversi. Il primo mi portava a 50 gradi, il secondo da 50 me lo portava a 60, 65, 70 gradi. Ovvio che tutto questo complicava, oltre che i costi, anche la tecnologia, perché ho due pompe di calore in una. Poi c'è stata l'iniezione di vapore sulla testa del compressore, cioè gas caldo veniva iniettato nel compressore per poter andare su di temperatura e quindi portare la pompa di calore a 65 gradi lato acqua. E poi invece con gli ultimi gas refrigeranti, ad esempio l'R452B, che conosco molto bene, lì invece riusciamo ad arrivare a 67 gradi di mandata solo con un compressore e senza iniezione di vapore sulla testa del compressore. E quindi abbiamo semplificato la tecnologia grazie all'evoluzione del gas refrigerante.
cosa è successo in questi 10-15 anni. Siamo partiti da gas tipo l'R410 che aveva un GWP superiore a 2000. Adesso siamo nell'era dell'R32, R452B, quindi con GWP intorno ai 600-700. E c'è l'R290 che sta andando avanti, ma ci sono gas già adesso, tipo l'R1234YF, che hanno un GWP di zero. È lo stesso che trovi nelle automobili nuove, cioè nel climatizzatore da un'automobile nuova ha questo tipo di gas. Questo gas ha un GWP zero, quindi non inquina, ma d'altro canto ha delle rese molto basse. E quindi è meglio avere un gas che non inquina, però tanto rimane chiuso nella pompa di calore, oppure avere rese alte, perché la pompa di calore consumando inquina, no? Parte dell'energia elettrica è fatta da fonti rinnovabili, parte invece da fonti non rinnovabili. Quindi attenzione a fossilizzarsi sul GWP se poi le prestazioni della pompa di calore, quindi il COP della pompa di calore, è basso. È importante trovare il giusto equilibrio delle cose, perché non è detto che la pompa di calore abbia delle perdite di gas, mentre è assolutamente ovvio che la pompa di calore consumerà energia elettrica, quindi quello è un dato per scontato. È molto più importante guardare il COP rispetto al gas vero e proprio. E infine, quali sono le tipologie principali di gas? Beh, c'è un mondo di famiglie. Ci sono dei gas naturali tipo l'ammoniaca, il butano, poi ci sono i gas che derivano dal metano, dal propano, dall'etano, sono delle miscele zeotropiche, dei composti organici e dei composti inorganici. Ecco, insomma, c'è un mondo di gas refrigeranti qui fuori. È molto importante però anche conoscere l'affidabilità dei componenti. Appena esce un gas nuovo nel mercato, è ovvio che non c'è abbastanza storia e non c'è abbastanza know-how relativo a quel tipo di gas. Tutti i produttori devono produrre i componenti, quindi il compressore, le valvole e quant'altro, per poterle utilizzare al meglio per quel tipo di gas. Se non c'è abbastanza storia, naturalmente si farà l'esperienza, e questo a discapito magari anche un po' di affidabilità nei primi componenti, che poi nel tempo miglioreranno sempre. Ecco, questa rincorsa, questo affanno a trovare sempre gas nuovi deve però essere seguito anche dalla tecnologia, perché altrimenti rischiamo di portarci a casa una tecnologia talmente innovativa che poi non ci sono neanche i pezzi di ricambio o i produttori che riescono a produrre. Ecco, spero con questo video di aver dato una panoramica un po' più ampia rispetto ai gas refrigeranti. Abbiamo toccato qualche punto interessante, non siamo andati troppo in profondità perché sia comprensibile per la maggior parte delle persone, però se hai voglia di approfondire scrivimi, contattami, il mio blog è samueletrento.it, e se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale YouTube. Alla prossima!